Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questo episodio andremo ad affrontare la Lega Pokémon di Sinnoh. Esattamente, la Lega Pokémon di quarta generazione della quarta stagione dell'anime, non contando quelle mediane, ovvero quella della Orange Island e quella della Battle Frontier, questa sarebbe la quarta stagione dell'anime, dove Ash affronta proprio la Lega Pokémon. Troveremo dentro Nando, Paul e l'infamone Tobias che usava i leggendari, infatti molto probabilmente lì ci fermeremo perché tecnicamente Ash perde in quell'occasione contro Tobias, però insomma avrebbero perso tutti contro dei leggendari. Allora, nello zaino abbiamo un bel po' di cure che potremo utilizzare poi durante la Lega, anche se non avremo particolarmente bisogno, spero. E questa è la squadra designata per la Lega Pokémon di Sinnoh di Ash. Abbiamo Infernape a livello 55, Pikachu, Buizel, Staraptor, Gliscor e Torterra. Bene, speriamo proprio di riuscire a vincere queste battaglie. Ci eravamo già iscritti nello scorso episodio. Io prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi della Lega di Sinnoh, appunto. E iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti, perché dopo questo video ci sarà un altro extra qui a Sinnoh dove andremo a recuperare altri leggendari e poi andremo direttamente ad Unima nella quinta generazione. Quindi reggetevi forte e andiamo. Questo è dove appunto inizia il primo stadio della Lega Pokémon. Andiamo. E questo deve essere Nando. Oh, ciao. Let us have a battle that makes our Pokémon sing. Facciamo una battaglia che permette ai nostri Pokémon di cantare, ci dice. Ah, attenzione, sarà un 3 contro 3. Vi manderò in campo Infernape. Torterra, che potrebbe non essere male contro Pokémon di tipo acqua, contro cui Infernape non riuscirebbe poi a far molto. E chi potrei usare? Pikachu? Pikachu in caso ci siano Pokémon di tipo volante? Non sarebbe male. Andiamo con loro tre. E vediamo appunto contro Nando cosa si può fare. Eccolo qua, Nando, Gentleman. Che va nel campo Roserade, molto bello Roserade. Andiamo di Flamewheel. Super efficace, non muore di un PS, attenzione, usa Profumino. Fortunatamente usa una mossa che è abbastanza useless. E andiamo a sconfiggere il suo primo Pokémon. Poi manda in campo Armaldo. Se non sbaglio è roccia acqua come tipo, Armaldo. Quindi lo manderei Torterra. Armaldo, fossile di terza generazione. Guardalo lì fiero. Razor Leaf. Attenzione no. Non è super efficace. Allora andiamo di Earthquake. Anche questo non è super efficace. E il nostro Torterra ci saluta. Attenzione. Siamo uno pari. Rimaniamo in campo Infernape. Che tipo è, ragazzi, Armaldo? Non me lo ricordo così duro. Andiamo di Flamewheel poi. Allora non c'entra il tipo acqua. Forse solamente tipo acciaio, magari. Cricketune. Lasciamo Infernape. E andiamo di Flamewheel di nuovo. Super efficace e addio Cricketune. Oh, Infernape è stato un mattatore contro Nando, gli ha ucciso tutti i Pokémon. Musica per le mie orecchie. Beh, se vedere i tuoi Pokémon morire male è musica per le tue orecchie, mi spiace per i tuoi Pokémon, Nando. Congratulazioni. Ok, il prossimo round inizierà a non appena sarei pronto. Andiamo a curarci, intanto vedete che qui c'è Paul, che ovviamente ci sfiderà durante questa lega. Ok, e andiamo al secondo round. Ancora qui da questo tipo. Salve. Top 32, andiamo. Buona fortuna, ci dice. Andiamo ancora con Infernape, direi Pikachu, e Torterra, che comunque può essere buono. Questa tripletta qui di Pokémon è molto buona. Lady Nichi. Tangrowth. Ok. Non ce l'ho ancora io Tangrowth. Tangrowth mi sa che ha molta difesa però. Però andiamo comunque di Flamewheel. Infatti vedete ha tantissima difesa. Fortunatamente fallisce Schianto. Andiamo di Lanciafiamme per vedere se le facciamo più danno. Infatti, no, colpo critico però. Magari avremmo fatto comunque meno danno. Perfetto, 56 per Infernape. Shellos. Ecco, contro Shellos andiamo di Torterra. Lui sì che è tipo acqua. Non come Armaldo che mi aveva tratto in inganno. Vai Shellos. Addio Shellos. Ed infine Grumpig.
Allora, Torterra dovrebbe avere Sgranocchio, quindi lasciamo Torterra e andiamo di Sgranocchio. Psycho Shock e Sgranocchio. Poi finiamolo con un bel terremoto. Ottimo, ottimo. Comunque, come vedete, con i livelli ci siamo, eh. Con i livelli ci siamo. Questi qui sono al 50, ma dopo saranno pure di livello più alto del nostro. Congratulazioni, la tua prossima battaglia inizierà quando sarai pronto. Quindi andiamo a far subito la prossima battaglia, andiamo ovviamente a dare una curata ai Pokémon. Ecco qui. E andiamo alla seconda, anzi terza battaglia dovrebbe essere con lui. Top 16, andiamo. Salve, benvenuto Glacial. So tutto quello che c'è da sapere su di te. Questa battaglia sarà deliziosa. Anche se so già cosa succederà. Insomma, questo ho già capito tutto nella vita. Andiamo ancora con questi tre, vai. Super Nerd Conway. Chiamane capo Shuckle. Terremoto dovrebbe fargli abbastanza male. E invece no, pensavo di più. Power Trick. Ha cambiato le sue statistiche di attacco e difesa. Vuol dire che adesso ha pochissima difesa, giusto? Quindi andiamo ancora di Earthquake. E infatti viene shottato. Esattamente. Allora, Leaky Leaky. Tipo normale, lasciamo il nostro buon Infernape e andiamo con Breccia. Gli fa parecchio male, eh? Thunderbolt. E ancora Breccia. Niente, Infernape, ragazzi, è un mostro fortissimo. Ed infine Dusknoir. Contro Dusknoir mandiamo Torterra. E andiamo di Sgranocchio. Super efficace. E in più ci muovevamo prima per il Quick Claw, perfetto. A parte che saremmo più veloci di base. Molto lento da scrumare, per essere più lento di Torterra. Perfetto, abbiamo battuto anche Conway. Cosa è appena successo? Mi spiace, Conway. Hai perso malissimo. E la prossima battaglia sarà Top 8. Ecco qua, curiamo i Pokémon. Potrebbe già essere quella contro Paul, eh. Vediamo se dice qualcosa. Quindi ti combatterò la prossima volta. Mostrami tutto quello che sa fare. Mi sa che è lui allora, eh. Mi sa che è proprio lui. Top 8, andiamo. Eccolo, eccolo ragazzi, eccolo Paul. È finalmente giunto il tempo. Vediamo. Let's see which of us hold the stronger ideals. Vediamo chi dei due porta gli ideali più forti, perché ovviamente lui crede che i Pokémon vanno addestrati col pugno di ferro, mentre noi crediamo nell'amore, nell'altruismo, in tutte queste puttane. No, scherzo, in tutte queste cose qui. Allora, contro Aggron io andrei di terremoto. Oppure addirittura lanciafiamme. Beh, iniziamo con terremoto. Buono, colpo critico. E uno dei suoi Pokémon è già volato al bar. Via. Livello 57, Gastrodon. Mandiamo Torterra. Questa è una battaglia 6 contro 6, come vedete, eh. Tutta la nostra squadra, tutta la nostra potenza contro tutta la potenza di Paul. Andiamo di Foglielama. 4 per dovrebbe essere, quindi addio. Infatti. Perfetto. Poi lui manda Froslass, tipo ghiaccio spettro. Ghiaccio spettro io manderei Infernape. Quindi Ghiaccio Spettro non avrebbe effetto la nostra breccia se usassimo breccia appunto perché è di tipo lotta. Però Lanciafiamme dovrebbe fargli parecchio male, così come Flame Wheel in realtà. Non dovrebbe avere molta difesa Froslass, però è molto veloce, quindi è giusto che attacchi prima di noi. Giustamente non ha molta difesa, quindi Flame Wheel, pur essendo una mossa con un base power abbastanza basso, lo bisciotta. E Electivire, contro Electivire manderei Torterra. E sto comunque utilizzando ancora Infernape e Torterra, cioè sono dei Pokémon fortissimi. Tra l'altro sto giocando in questi giorni a Pokémon Scarlatto, come vedete anche dal canale. Sto facendo una blind run, diciamo, di Pokémon Scarlatto. E è divertente notare, o meglio, è triste notare come in passato si sceglieva lo starter cercando di scegliere il più bello di tutti. Mentre in Pokémon Scarlatto e Violetto, cioè, si scelga lo starter cercando di scegliere il meno peggio, praticamente. Allora, Drapion. Lasciamo Torterra. E andiamo di Earthquake. Missile Spear, super efficace, questo farà male. Che fortunatamente ha colpito solo 3 volte. E noi gli abbiamo restituito il favore.
Ora lui andrà ancora di Missile Spill, immagino, quindi facciamo uno switch in di Staraptor però. Ah, l'ha sostituito anche lui, vediamo chi manda Ninjask. Ok, ci è andata bene comunque. Ci è andata bene comunque, ha provato a fare la predict lui, ma non gli è andata bene. E in più abbiamo pure diminuito l'attacco. Ok, andiamo di Brave Bird e one-shottiamo con questo Ninjask. E ecco fatto, ci prendiamo un po' di contraccolpo, ma non è un problema. Ok, Drapion, lasciamo di nuovo Staraptor. E abbiamo quindi concluso la battaglia contro di lui, eh? Quick Attack dovrebbe bastare pure. Infatti. È stata molto più semplice di quello che mi aspettassi. E i livelli erano abbastanza pari in realtà. Capisco. Oh, forse ti ho giudicato male. E vinciamo 20.000 dollari. Congratulazioni, sei passato oltre appunto i top 8. La tua prossima battaglia sarà alle semifinali. Paul ci dice: potrei anche non concordare con il modo con cui alleni i tuoi Pokémon, ma accetto che sia una valida opzione. Sto andando ad affrontare Brandon ancora. Brandon sarebbe suo padre, quello che aveva i Regi. Buona fortuna, che tu possa vincere. Forse potresti addirittura vincere, ci dice, sempre con quell'aria da supponenza, di supponenza, no? Ok, a questo punto ragazzi, sappiamo che Tobias inizierà con Darkrai. Darkrai, quindi tipo buio. E io mi sa che non ho. No, ho lotta, è vero. Ho lotta, quindi Infernape gli farà parecchio male. Vediamo un po' come va. Andiamo. Vai, semifinali. Let's go. Welcome, I look forward to our battle. Questo, signore e signori, è il cheatone, è Tobias, guardalo qui. Con solamente due Pokémon, perché nell'anime, giustamente, ha sconfitto tutti i Pokémon di Ash con solamente due Pokémon. Erano leggendari, certo. Ci hanno messo una vita a sconfiggere Darkrai e poi è uscito fuori Latios, quindi insomma, non è che fosse andata proprio bene. Super efficace Breccia. E andiamo ancora di Breccia. Ah, sostituisce, eh? E va nel campo Latios. Ok, Latios dovrebbe essere acciaio psico se non sbaglio. Oppure psico e basta. Cambiamo Pokémon anche noi. Andiamo Torterra. Preserviamo Infernape. Drago Pulsar. Cacchio se mi ha fatto male. Cacchio. Speriamo di attaccare per primi grazie al Dragon Claw. Sì, godo! Super efficace e addio. Infatti non era tipo acciaio, solamente tipo psico lui. Pure colpo critico. E si gode. Leaf Storm sarebbe verde bufera? Sì, mi sa che è verde bufera. No, non mi interessa verde bufera su Torterra. Darkrai di nuovo. E rimandiamo in campo Infernape. È giusto che sia lui a concludere la lega di Pokémon. Praticamente platino. Diamante, perla, platino. La lega di quarta generazione. La lega di Sinnoh sarà conclusa da Infernape, che tirerà una breccia a Darkrai. Si prende pure il livello 58, vorrebbe imparare calmamente, ma no, grazie. E abbiamo sconfitto anche Tobias. È fatto del tuo meglio, sì, perché tecnicamente lui ci batte nell'anime. Ti sei classificato nei top 4 quest'anno. Torna il prossimo anno per competere di nuovo. Bene, ragazzi, quindi abbiamo completato la Lega Pokémon di Sinnoh, però dato che ci manca ancora tanto tempo, io direi di andare. Innanzitutto parliamo con Brock. Quindi hai finito con la Lega di Sinnoh ora? Perché non vieni un po' a casa con me? La mia famiglia vorrebbe ascoltare tutto quello che hai fatto. Infatti, lui ci invita ad andare a Plumbeopoli. Ma prima, dato che appunto abbiamo ancora un bel po' di tempo in questo video, io direi di andare innanzitutto a prendere un leggendario. Allora, Lago Verità. Andiamo qui al Lago Verità, dobbiamo andarci tramite Sand Gem Town. E andiamo a prendere il primo leggendario che ci siamo lasciati sfuggire, appunto. Andiamo di qui. Questi erano allenatori che comparivano successivamente. Non sono qui fin dall'inizio. Bellina questa musica. E guardate qui al Lago Verità chi ci è? Vediamo un po'. Nessuno, perfetto. Forse non è ancora spawnato. Forse devo andare da Brock.
Forse devo andare da Brock prima. Vediamo se c'è la possibilità di ottenere l'altro leggendario. Perché magari appunto devo prima andare da Brock e sbloccare quella roba lì. Allora. Andiamo a... qui. A Nevepoli. Vabbè, a Nevepoli potete immaginare chi andremo a prendere. Vediamo un po', Dov'è Brandon con il suo tempio? Eccolo qui. Oh, ciao Glacial, questo è il tempio di Nevepoli dove vive Regigigas. Abbiamo recentemente avuto un incidente. Ok, non è ancora tempo allora, quindi andiamo prima da Brock. A questo punto andiamo davvero da Brock, quindi... no, non Summary, volevo fare volo. Eccoci qui. Andiamo da Brocchino. E passiamo da San Jump Town, sì. Il teletrasporto dovrebbe essere qui. Allora... teletrasportiamoci accanto. Eccoci qui. Andiamo accanto. Qui abbiamo ancora tutto il comitato di benvenuto che ci accoglie per aver vinto la Lega, ovviamente. E andiamo a Smeraldopoli. Ah no, è vero, Plumbeopoli. Vediamo se c'è qualcosa, effettivamente, se c'è qualche evento lì. Plumbeopoli prima. Allora, andiamo a casa di Brock. Dovrebbe essere questa, sì. Vediamo un po' se c'è Brock qui dentro. A quanto pare non c'è Brock, però c'è sua sorella, Yolanda. Ok, non c'è niente da fare qui, effettivamente. A questo punto andiamo a parlare con il professor Oak. Come al solito, alla fine di ogni regione, per passare alla prossima, dobbiamo andare a parlare con il professor Oak. Quindi andiamo lì. Eccoci qui. E mi sa che dopo aver parlato con il professor Oak si sbloccheranno quei leggendari extra. Eccoci qua. Oh, salve Glacial, quindi hai finito anche la Lega di Sinnoh. Ho visto che ti sei comportato abbastanza bene. Sono sicuro che tu sia pronto per la tua prossima sfida. Perché non andare ad Unova con me? Perché non vieni anzi ad Unova con me? Vai a Viridian City, ovvero Smeraldopoli. Un cargo, un blimp, un dirigibile se non sbaglio, ci porterà appunto dove dobbiamo andare. And as I'm sure you guessed by now, your mother has a new outfit for you. Appunto, c'è un nuovo outfit per noi, ci sono dei nuovi vestiti. Abbiamo quindi il vestito di Ash ad Unima, eccolo qui. E una volta preso questo possiamo effettivamente tornare indietro ad a Sinnoh. E andare a prendere i leggendari che ci siamo lasciati lì. Allora, Sinnoh, prima di andare ad Unima. Ad Unima ci andremo nel prossimo episodio. Prima completiamo per bene Sinnoh. Pokémon. Volo. Ah no, siamo già a San Jump Town, giusto? Quindi possiamo andare di qui e vediamo se ora è spawnato il leggendario che sta nel Lago Verità. Evitiamo tutta l'erba alta tranquillamente e andiamo. Vediamo un po'. Eccolo lì! Come vedete è spawnato Menafi. Allora, ovviamente, saliamo davanti a lui perché sarà da catturare. Non so se Nuzzle lo possa one-shottare, sinceramente. Ok, salviamo. Vediamo un po', Vediamo un po' che livello è anche. Che è livello 50, allora non penso che venga one-shottato da Nuzzle. Anche se credo sia di tipo acqua lui, giusto? Sì. Però ha molta difesa. Acid Armor. Ok, siamo aumentati di un botto la difesa, quindi penso che anche Thunder Punch non lo shotti più. Infatti, non male solamente a vita rossa, meglio di così non si poteva chiedere. Usiamo un altro Nuzzle che non dovrebbe ucciderlo, appunto. E poi iniziamo a catturarlo, vediamo un po'. Allora, sperando che non sia come i guardiani dei laghi, che sono stati davvero tosti, le fastball dovrebbero funzionare bene contro di lui perché è di una velocità disarmante questo Pokémon, è molto veloce. Pikachu ha fatto il suo dovere e ci lascia, ma non è un problema. Cambiamo Pokémon e mandiamo qualcuno che possa resistere meglio, tipo Buizel. Poi nel caso abbiamo anche Torterra, quindi siamo tranquilli. Andiamo ancora di Fastball. Dai, catturati. No, di pochissimo. Ok, è rimasto paralizzato. Andiamo ancora di Fastball. Abbiamo già Fione, Vi ricordate che l'abbiamo già trovato? Se vi interessa sapere dov'è Fione, l'ho trovato nell'episodio
che si intitola Darkrai, Cresselia e un altro Pokémon. Non mi ricordo chi abbiamo preso insieme a Darkrai Cresselia. Rotom, ecco Rotom. Se vi interessa andate a vedere quell'episodio lì, basta cercare appunto nel mio canale Pokémon Fire Ash, Darkrai, Cresselia, Rotom, vi uscirà sicuramente quel video e in quel video prendiamo anche Fione. Intanto stiamo finendo le Fast Ball, a quanto pare è impossibile da catturare questo Menafi. Oh, bella lì, bella lì. Dialogo fatto al contrario. Weasel si prende un po' di punti esperienza, sarà a livello 57 e ci prendiamo anche Menafi. Seafaring Pokémon. Eccolo qui. Weasel non si può evolvere, mi spiace per te ma non puoi evolverti Weasel. E a questo punto voliamo. Allora, voliamo a Nevepori, dove abbiamo un altro Pokémon da prendere. Andiamo a curarci un attimo i Pokémon, ecco qui. E mi sa che dobbiamo avere però uno spazio libero nella squadra, perché ci verrà consegnato, non dovremo combatterlo, da quello che so. Quindi lasciamo un attimo giù un Pokémon qui. Lasciamo giù Infernape un secondo. Vedete che abbiamo un botto di leggendari di Sinnoh, li abbiamo presi quasi tutti, ne mancano davvero pochi. Andiamo a parlare a Brandon, che è lì appunto nel tempio di Regigigas. Ho trovato Regigigas, ma sembra. Non mi sembra giusto che io abbia così tanto potere. Perché lui ha già i regi, ha già i tre regi. Perché non lo prendi te? Ma certo che sì. Non si rifiuta mai un Regigigas, voglio dire. Saremmo dei pazzi a rifiutare Regigigas. Ok. Abbiamo preso quindi anche Regigigas. Diamo un'occhiata ai nostri due nuovi leggendari, già che ci siamo, e andremo a prendere l'ultimo, in men che non si dica. Allora, ecco qui. No, questo è Menafi, eccolo qui. Summary. Tipo acqua. Natura, gentile. Quindi gli aumenta la difesa speciale, diminuisce la difesa, vabbè, niente di che. Poi ha bolla raggio, acid armor. Questo sarebbe mulinello. E idropulsar. Vabbè, un Pokémon di tipo acqua alla fine, è quello che deve fare. Andiamo a sostituirlo, metterlo qui. Quest'uovo ce lo porteremo e lo faremo evolvere un'altra volta. Ah, qui dovrebbe essere tutti giusti, come vedete, sì, a livello di numero. E mettiamo giù anche Regigigas, eccolo qui, livello 50. Mentre mi ricordo che nei giochi Pokémon, se non sbaglio, lo si ottiene a livello 1. Nei giochi Pokémon Platino, Diamante e Perla. Slow start. Temporarily halts attack and speed. Ok. Si dimezza temporaneamente attacco e velocità, se non sbaglio. Knock off, mega pugno, body press e wild guard. Ha un attacco questo Pokémon che è fuori scala praticamente. Beh, giustamente un leggendario. E come natura c'ha. Gli aumenta la velocità. No, gli aumenta la velocità e diminuisce l'attacco, mi sembra, o il contrario. L'attacco speciale, beh, se gli diminuisse l'attacco speciale non sarebbe niente male. Come natura, anzi. Forse una delle migliori. Allora, andiamo a metterlo nel suo posto, 486, quindi va qui. Ecco fatto. Abbiamo quasi completato tutti i leggendari di Sinnoh, ne manca davvero solamente uno. Mi sa, sì, credo di sì. Che andremo a prendere ora. Andiamo. Allora, bisogna andare nel lago Valore. Quindi andiamo di volo. Il lago Valore si trova qui. E per andarci bisogna rifarsi tutto questo percorso qua andando in basso, mi sa. Eh sì, proprio così. Quindi ce lo facciamo, ci mettiamo la bicicletta. Musica da bicicletta e andiamo. Vai così. Questo per l'ultimo leggendario di Sinnoh. E per l'ultimo scampo di Sinnoh che vedrete in Pokémon Fire Rush, perché ormai sta finendo la regione. Che dite ragazzi, vi è piaciuta come regione Sinnoh in Pokémon Fire Rush? Vi aspettavate di più? Vi è piaciuta? Siete stati soddisfatti? Fatemi sapere nei commenti. Ormai l'avete vista tutta, quindi potete trarre le vostre conclusioni tranquillamente. Allora, per arrivare alla riva del lago arrivare al Lago Valore. Bisogna andare, mi sa, da quest'altra parte. Vediamo, eh.
mi sa che non ci sono ancora stato. Forse qui sopra. Vediamo, nella mappa. A meno che bisogna farci portare volando, ma non credo, sinceramente. Vediamo un attimo la mappa. No, è più sopra, più sopra. Ah, era lì sopra. Ok, era lì sopra. Errore mio. Errore mio. Andiamo con la bicicletta. Era più sopra della riva del lago Valore. Eccoci qui. Torniamo su. E dovrebbe essere un'entrata da questa parte, eccola qui. Eccoci qui. E qui è spawnato proprio lui, il dio di tutti i Pokémon. E non è una bestemmia, letteralmente il dio di tutti i Pokémon. Andiamo a salvare davanti a lui. Vai. Abbiamo davanti Pikachu, vero? Vai. Speriamo che questa battaglia non sia troppo ardua. Salve, Arceus. Eccolo qua, livello 50. Andiamo di Nuzzle e paralizziamolo subito. Bene così. Poi andiamo di Electro Ball. Refresh. Ah, lui si cura la paralisi, sto infamello, eh. Che infame, andiamo di Thunder Punch. Cerchiamo di portarlo giù di salute. Sarà tosta catturare questo. Se si cura i problemi di stato sarà davvero tosta. Per indebolirlo ulteriormente io manderei Staraptor. Ecco bravo, diminuisce anche un po' l'attacco. Andrei di Quick Attack. Refresh. Quick Attack non dovrebbe ucciderlo. Infatti, Heart Power. Ed ora iniziamo a provare a catturarlo. Contro di lui vanno molto bene le Peso Ball perché è molto pesante come Pokémon. Quante ne abbiamo? 15. Vai, proviamoci. Vediamo un po' se riusciamo a catturarlo. Sarà difficile. Questo sarà molto difficile da prendere. Vai, Heavy Ball. Come vedete, non fa nemmeno un tick. Facciamogli sprecare anche un po' di refresh. Così magari poi al massimo resuscitiamo Pikachu e lo andiamo a far. Ah, non possiamo più paralizzarlo però perché lo uccideremmo. Ah, è vero, è vero, è vero. Questa sarà tosta. Non possiamo mettergli problemi di stato perché non ho altri Pokémon. Altri Pokémon che possono mettergli problemi di stato senza ucciderlo. Ho Pikachu che ha sempre contato su Elettrococcola. No, ci avevo creduto. Ci avevo creduto così tanto. Vai, Ultra Ball. Raga, bisogna aspettare. Bisogna aspettare, bisogna avere pazienza e aspettare che Arceus entri nella Ultra Ball. Poi al massimo userò ancora un po' di Heavy Ball. Se la lotta va avanti ancora userò le Timer Ball. Tipo adesso andiamo a usare ancora un po' di Heavy Ball. Quelle qui. Sì, si gode! Bella lì. E abbiamo preso anche Arceus. Tipo normale. Sappiate che potete cambiare il tipo mettendogli, dandogli le lastre che volete. Ma questo lo sapete meglio di me. Ecco qua. Preso anche Arceus. O Arceus. O Arceas. O Arceas. Chiamatelo un po' come volete, mettete l'accento dove volete, non conta nulla. Allora, prima di tornare un attimo a Sun Gem Town, dove mi sa che non c'è un box Pokémon, andiamo semplicemente alla città sopra. Andiamo a curarci Pokémon e andiamo a dare un'occhiata al nostro Arceus. Eccolo qui. Guarda qua che bello. Stammari, 493. Gli aumenta l'attacco speciale e diminuisce la difesa. O no, al contrario, gli aumenta la difesa e diminuisce l'attacco speciale. Meh.
ha Earth Power, Hyper Voice, Extreme Speed e Refresh. Numero 493, quindi tecnicamente andrebbe qui. Mentre Shaymin, 492, va qui. Non abbiamo ancora trovato la Grace Idea, però, se non sbaglio, da dare a Shaymin per farlo diventare forma cielo. Però, come vedete, abbiamo completato tutti i leggendari di Sinnoh. Li abbiamo presi. Li abbiamo presi proprio tutti. Non abbiamo ancora completato il Living Dex di Sinnoh, per carità, per questo ci vorrà ancora un pochettino. Tecnicamente ci manca ancora da completare il Living Dex di Hoenn. Quindi abbiamo ancora un po' di strada da fare, come vedete. C'è ancora un bel po' di strada da fare per il Living Dex. Però non siamo nemmeno a un punto troppo indietro alla fine. C'è anche di Hoenn, abbiamo preso praticamente tutti i leggendari, tutti i regi. Devo solo catturare un po' di Pokémon che mi sono lasciato magari in giro. Qualche Pokémon di Hoenn potremmo magari trovarlo un po' più avanti. E i Living Dex invece di Johto e Kanto sono praticamente completi. Kanto è completo al 100%, come vedete. Come vedete, Kanto è full, completo. Tutti i Pokémon, tutte le evoluzioni, tutto. Kanto è completo, al 100%. Mentre Johto sarebbe completo al 100% se non fosse per un Pokémon che mi manca ancora da evolvere. Ce l'ho già, e questo è l'Arbitar. Devo portarlo al 50 qualcosa ed evolverlo in Tyranitar. Ma oltre questo, praticamente, vedete, tutti i posti sono pieni, perché abbiamo praticamente tutti. Leggendari, non leggendari. E per quanto riguarda Hoenn, siamo comunque già a buon punto. Abbiamo tutti gli starter, tutti i leggendari. Ci mancano le evoluzioni di Nincada, qui come vedete ci saranno Ninjask e Shedinja. Qui ci manca Wishmoor, che non abbiamo ancora trovato. E qui abbiamo l'evoluzione di Bullpink e Swallow, qui dobbiamo far evolvere un po' di Pokémon. Qui ci mancherebbe Dusclops, che abbiamo già avuto ma abbiamo evoluto in Dusknoir, quindi dobbiamo semplicemente catturarne un altro. Qui ci mancano un po' di Pokémon, che non avrei idea di chi possano essere. Però sicuramente appunto ci manca qualche Pokémon. Qui abbiamo l'evoluzione di Bagon, sempre un Salamence. E poi inizia il Pokédex, il Living Dex di Sinnoh. Qua siamo ancora abbastanza indietro in realtà. Qua siamo abbastanza indietro, ma come ben sapete il Pokédex della regione precedente lo si completa anche nella regione successiva. Anche e soprattutto nella regione successiva. Questi qua erano Pokémon che a momenti avevo anche prima di Sinnoh, perché li ho fatti evolvere direttamente prima di Sinnoh. Questi Pokémon qui. Però appunto, già che avendo tutti i leggendari, non è male. E qui abbiamo l'ovetto di Riolu. Detto ciò quindi, usciamo. Andiamo. Eccoci qui. Volo. A Sun Gem Town. Andiamo con il teletrasporto. A Kanto. E qui finisce questo episodio, finisce anche quindi tutta la parte ambientata a Sinnoh. Nel prossimo andremo direttamente ad Unima, quindi vi farò vedere come arrivare ad Unima dopo aver parlato col professor Rock cosa bisogna fare, e inizieremo la nostra nuova stagione di Pokémon Fire Rush proprio a Unima. Quindi tecnicamente sarebbero i Pokémon bianco e nero, ok? Quelli sarebbero i giochi di base, e di base, come sapete, c'è sempre comunque l'anime. Di base c'è quello, l'anime ambientato ad Unima. Io vi confesso che non ho mai visto l'anime ambientato ad Unima, quindi per me sarà tutto nuovo. Avevo visto solo qualche episodio all'inizio, ma diciamo che ero arrivato ad un punto della vita in cui ormai ero già troppo cresciuto per interessarmi a Pokémon, all'anime, che ha avuto sempre invece un target abbastanza giovanile. Ho scelto di mantenere sempre un target abbastanza giovanile, non che non sia godibile anche da adulti, però il main target dell'anime di Pokémon hanno scelto di mantenerlo sempre comunque un target abbastanza basso di età. Quindi ecco, ero arrivato al punto da dire ok, basta, mi interessano più altre cose rispetto all'anime dei Pokémon. Ed era anche il periodo in cui mi ero anche allontanato dai videogiochi di Pokémon. Era il periodo in cui stavano uscendo forse Bianco Nero 2, che infatti non ho giocato, ho recuperato poi più avanti. Era il periodo di X e Y, anche lì non giocati all'uscita ma recuperati più avanti. Quindi comunque dai, vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se l'avete gradito, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di Pokémon Fire Rush, della parte ambientata Sinnoh e della Lega di Sinnoh, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!